4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout, take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, got a plan to like to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency, come on and sing. Oh, 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 oh. Sono Daniela Miron, assessore al Comune di Cambiano, con le deleghe e la promozione del territorio e le manifestazioni, e vi accoglierò in visita alla mostra Lorenzo Vergnano Onorio Mosso, da Cambiano alla Francia e all'Argentina, allestita nella sala consigliare del Comune di Cambiano. Qui noi siamo ai piedi del Palazzo Municipale del Comune di Cambiano. Questa mostra, dedicata al nostro cambianese collezionista Luciano Sacco, chiude una serie di eventi dei maestri nostri cambianesi che provengono dall'Accademia Albertina e che realizzarono opere d'arte tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Grande maestro Giacomo Grosso, Cesare Augusto Ferrari, che passò per Cambiano, e Lorenzo Vergnano e Onorio Mosso. Eccoci nella sala consigliare che ha già ospitato la mostra su Giacomo Grosso e Cesare Augusto Ferrari. Ora oggi vi faremo una sintesi e una presentazione dei contenuti della mostra, della vita dei nostri artisti e delle proiezioni e dello spettacolo di videomapping. Benvenuti nella sala consigliare del Comune di Cambiano. Siamo circondati dalle sculture e dalle opere di Lorenzo Vergnano e Onorio Mosso. La mostra Lorenzo Vergnano, Onorio Mosso, da Cambiano alla Francia e all'Argentina è una mostra che abbiamo curato come amministrazione comunale e chiude un ciclo di eventi che sanciscono l'identità artistica di questo comune già fino da metà Ottocento. In questo periodo il Comune di Cambiano, che era un piccolo paese, ha dato ben 3 artisti all'Accademia Albertina. Uno Giacomo Grosso, che tutti conoscono, che ha avuto grande fortuna, e a lui abbiamo già dedicato una bellissima mostra insieme all'Accademia Albertina, alla Fondazione Accorsi e Palazzo Madama. L'altro è Onorio Mosso e l'altro è Lorenzo Vergnano. Di Onorio Mosso e di Lorenzo Vergnano la storia era tutta da scrivere e da studiare e da ricomporre. C'erano delle indicazioni, delle citazioni in altre pubblicazioni di anni precedenti, ma è stato un viaggio bellissimo studiarla e coinvolgere la cittadinanza e molti attori. Questa mostra è una mostra che ha previsto un grande lavoro di squadra tra i collezionisti che spontaneamente oppure secondo indicazioni ci hanno dato a disposizione le opere che poi voi vedrete in questa mostra, il gruppo di studio molto forbito e composto da persone con grande capacità e grande cultura, il laboratorio teatrale di Cambiano, l'associazione Autofocus e la Zucca Grafica. Perché laboratorio teatrale, Zucca Grafica, Autofocus? Perché questa mostra, che oltre ad essere allestita in maniera molto raffinata e tradizionale, ha voluto anche dare una comunicazione diversa, quindi aiutandoci con le nuove tecnologie di comunicazione, cioè i videomapping, questa mostra praticamente si racconta da sé. I narratori sono i busti Lorenzo Martini e Guglielmo Vincenzo Mosso, che raccontano animandosi la storia di questi nostri due artisti e ci fanno uscire dalle pareti di questa sala consigliare per arrivare fino in Argentina e per arrivare fino in Francia. L'amministrazione comunale aveva e ha già delle opere di Giacomo Grosso, maestro dell'Accademia, che abbiamo noi come amministrazione già restaurate e pulite, e aveva già in sala i due busti di Lorenzo Martini e di Guglielmo Vincenzo Mosso, che abbiamo provveduto in questa occasione a ripulire e restaurare, due tele di Onorio Mosso,
il ritratto dello zio Miguel Mosso e il suo autoritratto, che abbiamo nell'occasione anche ripulito. A Cambiano c'è una tomba, Bert Nevissano, che fu acquistata nel 2011 per salvarne l'apparato scultore di Lorenzo Verniano e che in questa occasione noi abbiamo restaurato, lanciando anche un art bonus che sta avendo un suo discreto successo. Questa mostra è una mostra che, oltre ad avere un taglio comunque di ricerca molto importante, un'esposizione comunque raffinata, va vista e vissuta perché i videomapping realizzati dal studio Zucca Grafica ci portano veramente al di fuori e ci fanno vedere le opere che questi due scultori, quello scultore Lorenzo Verniano e Onorio Mosso, hanno realizzato al di fuori di Cambiano. Lorenzo Verniano è uno scultore da noi conosciuto fino a un certo punto, perché poi ovviamente lui andò poi in Francia, ebbe la sua storia che ci racconterà bene la Liliana Pitarello, curatrice del catalogo e la nostra ricercatrice di punta, ma molte delle sue opere, apparati scultori che sono presenti nei cimiteri del nostro territorio, non erano comunque mappate e non erano comunque rese visibili e conosciute da tutti. Di Mosso poi si sapeva veramente poco, la Liliana Pitarello ci racconterà dopo molto di lui, perché la mostra fra l'altro nacque per Lorenzo Verniano a seguito di un ritrovamento fatto da Luciano Sacco, un nostro concittadino al quale è dedicata la mostra e tutto l'evento, che purtroppo ci ha lasciato prima dell'inaugurazione, e che Luciano ritrovò le opere di Lorenzo Verniano in una soffitta senza neanche sapere di chi fossero. Quindi iniziò una sua piccola ricerca e poi venne da me e mi disse: Daniela, sono 25 anni che io ho queste opere, ma questo è uno scultore importante, uno scultore interessante, dobbiamo farlo conoscere ai nostri cittadini. Mi fece vedere le fotografie, alcune sue opere, e io ovviamente fui entusiasta subito ad iniziare questo lavoro che incominciò già 2 anni fa. Durò parecchio tempo, con delle difficoltà che voi potete ben immaginare, dettate il nostro periodo storico, difficoltà nella ricerca, nel poter avere gli archivi a disposizione, nel poter accedere alle case dei privati per permettere all'associazione Autofocus di realizzare le fotografie delle opere in mostra che andranno in catalogo. Perché Onorio Mosso? Onorio Mosso lo dobbiamo proprio alla Liliana, perché la Liliana allora si trovava in Argentina per altre ricerche e riscoprì questo nostro pittore cambianese. E allora accettai ben volentieri, essendo appunto uno scrittore coevo di Mosso e di Verniano, accettai di poter lavorare anche su di lui con la Liliana. E questo diventò veramente un grande lavoro e un grande arricchimento per il nostro paese. Avevo visto qualche notizia su Onorio Mosso, su scritti in italiano brevissime. Le notizie erano che era nato a Cambiano e che era stato pittore a Cordova. Quindi quando lo scorso anno sono stata a Cordova per i miei studi sugli artisti emigrati, ho cercato le opere di Onorio. E non solo ho visto che erano di grande interesse, ho cercato nei musei, nella chiesa di Santo Domingo, da collezionisti, ma che era molto studiato e molto noto ancora adesso. E quindi gli studi che poi abbiamo avviato sono dipesi da questa visione sul posto dell'interesse di questo artista. Onorio Mosso era emigrato in Argentina nel 1889, cioè aveva 28 anni. Aveva finito solo da un anno gli studi in accademia. Era un uomo alla mano, quindi ha subito fatto amicizia con i pochi pittori che c'erano là, perché solo dopo di lui sono arrivati pittori che erano formati in Europa, lui è stato il primo, e ha cominciato con loro ad andare nelle serre a dipingere dal vero, come si faceva a Torino. E quindi in questo modo è nata la scuola di paesaggio di Cordova, intorno a lui, diciamo. Poi ha ovviamente si è promosso per lavorare, perché per mangiare doveva pure fare opere invece che venissero ripagate, e i suoi ritratti piacquero molto. Quindi visse di ritratti, fece promozione per una scuola privata di disegno e pittura e ebbe molto successo anche in questo, tanto che crebbe un'intera generazione di pittori cordobesi. Per studiarlo, dicevo prima che ho ampliato le conoscenze, è interessato anche a me moltissimo, perché oltre alle persone che ho incontrato quando sono stata a Cordova lo scorso anno, fra l'altro prima che poi la pandemia ci bloccasse per 3 mesi, ho intessuto poi rapporti anche con quelli che non avevo incontrato. Quindi adesso abbiamo una rete di conoscenze su Onorio Mosso che è splendida. Il suo capolavoro è stato Cordova nell'anno 1895, che è un panorama, un paesaggio molto anomalo,
come misure, perché alto 50 cm e lungo 1,95 m e vede Cordoba dalla collina con il fiume davanti e il centro dietro, che un po' come suggestione secondo me poteva ricordargli Torino. Nel 1911 lo chiamano Tucumán perché stanno avviando l'Accademia di Belle Arti e hanno bisogno di lui per fondare la scuola di pittura. A Cambiano quindi abbiamo cercato quando era giovane, quello che in Argentina gli studiosi non conoscono, e abbiamo trovato, grazie alla collaborazione di tanti della famiglia, degli eredi o eredi di amici, che hanno quadri in casa di Onorio. E quindi abbiamo potuto portare in mostra queste viste di Cambiano, che erano già dei piccoli paesaggi, viste di Cambiano 1886, quella 1882, quella è la chiesa di San Rocco, questa è la Torre Gemella, demolita nell'82, e abbiamo anche trovato San Sebastiano, che è l'ultima prova d'esame che dette in Accademia. Poi, quando invecchiò, tenne contatti stretti con i tanti amici che aveva lasciato a Cambiano, e quindi abbiamo per esempio il giardino di casa sua. Mandò a Cambiano perché fosse proprio messo in questa sala consigliare, perché fosse ricordato il ritratto dello zio Michelangelo, e poi quando morì la moglie, morì nel 1943, la moglie mandò il suo autoritratto, che è là del 1910. Questo grande lavoro di ricerca e ricostruzione storica è stata una grande opportunità per la nostra comunità. In questo periodo così buio, dove i rapporti umani hanno dovuto subire delle restrizioni, noi, grazie alla vita di Lorenzo Vergnano ricostruita anche su indicazioni dello storico Walter Canavesio, che ha collaborato con noi, abbiamo riallacciato dei rapporti che erano rimasti assopiti da almeno 140-150 anni. Lorenzo Vergnano, a fine 800, nel 1886, frequentava la tenuta La Fornace di Giarole nell'Alessandrino, perché l'allora tenutario Oreste Pasquarelli, uomo di ingegno e di scienza, amava circondarsi di artisti, e Lorenzo Vergnano realizzava opere d'arte, sculture, insieme anche al Bistolfi, che era uno scultore famosissimo in quel periodo, molto più conosciuto ancora ad oggi del nostro Lorenzo Vergnano. E mentre il Vergnano era lì, l'Oreste Pasquarelli fotografo lo fotografò, e infatti per noi l'unica fotografia che possiamo attribuire sicuramente a Lorenzo Vergnano è quella che poi abbiamo usato anche le nostre grafiche, e fu una fotografia scattata da Oreste Pasquarelli. Allora io cosa feci su indicazione dello storico Walter Canavesio? Contattai il sindaco di Giarole chiedendo informazioni su questa tenuta alla Fornace, non sapendo ancora se insomma in che stato fosse, se dentro la tenuta ci fossero ancora delle opere del Vergnano. E il nostro Giuseppe Pavese, sindaco di Giarole, mi confermò l'esistenza della Fornace, della tenuta e del fatto che in quella tenuta le famiglie i proprietari che si sono succeduti avevano ancora tenuto le opere del Vergnano. Una di queste è questa bellissima ragazza di campagna, opere inedite fra l'altro, che mai nessuno studiò e che mai nessuno pubblicò in pubblicazioni. E abbiamo poi altre due statuette, una fanciulla, una scena di vita borghese di salotto, e poi in tenuta c'è ancora la primavera che lui scolpì, e dei busti nelle arcate della Fornace. Una cosa bellissima è questo rapporto umano. Il sindaco di Giarole venne con le sculture dei concittadini per portarle in mostra e per rendere onore a questo grande artista e ricostruire anche questo periodo storico. Un altro lavoro bellissimo di promozione del territorio che si sta sviluppando sempre attraverso il fil rouge degli apparati scultori di Lorenzo Vergnano è un lavoro che stiamo facendo, che è un taglio internazionale, con la dottoressa Renata Santoro, responsabile degli eventi della promozione del Cimitero Monumentale di Torino, ed è quello di mappare, rendere visibile, ricostruire tutta la cronistoria degli apparati scultori che Lorenzo Vergnano
realizzò nel cimitero monumentale di Torino, nel cimitero storico di Chieri, nel cimitero di Alpignano e di Cambiano. Nel mentre, visto che gli studi ovviamente si sono avviati e i contatti si sono ampliati, abbiamo ricevuto delle altre indicazioni, ad esempio di una scultura addirittura Bosa, firmata Lorenzo Verniano. E noi auspichiamo che altri studiosi, altri appassionati ci contattino per darci altri documenti e altre informazioni che permettano a noi di ampliare la nostra ricerca. Il fil rouge degli apparati storici di Lorenzo Verniano, che peraltro Lorenzo era già conosciuto a Torino per la tomba Pongiglione, coglie l'attenzione di un pubblico un pochino più specifico, amante delle architetture cimiteriali, delle sculture cimiteriali, un pubblico molto più europeo che nazionale. In effetti poi noi dovremo comunque tradurre tutte queste nostre indicazioni e questi nostri elaborati che porteremo comunque alla conoscenza di tutti. Ringraziamo veramente anche tutti i nostri collezionisti, perché anche questo è stato un rapporto bellissimo di ricucitura anche all'interno del nostro paese, questo coinvolgere la cittadinanza, coinvolgere le associazioni in questo grande lavoro. È stato un grande lavoro umano e lo dobbiamo alla figura di Lorenzo Verniano, e i rapporti internazionali li dobbiamo alla figura di Lorenzo Mosso e con la collaborazione sempre della nostra ricercatrice di punta Liliana Pittarello. Ho studiato Lorenzo Verniano sia negli archivi di Cambiano di Torino, sia un po' a Parigi e nella cittadina nord di L'Isle Adam. Abbiamo anche ricevuto, il comune ha ricevuto in dono di recente, dal ragionier Miglioretti di Pino, dei documenti inediti che sono delle lettere che aveva scritto Lorenzo e la moglie avevano scritto alla famiglia. Quindi abbiamo potuto dire cose che di lui non si conoscevano prima. Ebbe una vita molto più tormentata che non Onorio Mosso. Peraltro iniziò la sua storia di artista partendo altissimo, perché già in Accademia Albertina, dove ha studiato negli anni 70, ebbe l'onore, si guadagnò l'onore di modellare il genio della scienza, il genio lato che sta in cima al monumento Traforo del Freius di Piazza Statuto, che fu un'opera collettiva fatta dall'Accademia Albertina per la città di Torino, coordinata da Edoardo Tabacchi, che era il professore di scultura. Poi ebbe in 20 anni, fu artista riconosciuto, fece opere celebrative, sculture funerarie che avete visto nelle immagini precedenti. Contemporaneamente però presentava anche piccole statuette da tavolino alle esposizioni a cui partecipava in Italia, perché piacevano alla nascente borghesia avere delle piccole sculture che comunque fossero d'autore. Nel 1900 una svolta, andò a esporre all'Esposizione Universale di Parigi, conobbe in quell'occasione un imprenditore che proprio all'Isle Adam aveva una manifattura di statuette in serie. Quindi la cosa, il fatto di poter fare le sue sculture in maniera seriale, a Verniano interessò molto, tanto che chiamò la famiglia, aveva 6 figli, oltre alla moglie, e immaginò di lavorare per questo imprenditore, ma anche di mettere su una propria attività. Poi però questi 10 anni furono 10 anni di sventure, di malattie, di miseria. Verniano tornò a Torino nel 1910 malato di tubercolosi. Proprio allora, in pochi mesi, ebbe l'incarico più prestigioso della sua vita. Casa Reale lo incaricò di fare il busto di Vittorio Emanuele II, che il re Vittorio Emanuele III aveva intenzione di donare per i 50 anni dell'Unità d'Italia, di donare al sindaco di Roma. Si modellò e scolpì l'ultima sua opera grandiosa, che è Vittorio Emanuele II, che sta adesso in Campidoglio ed è nell'anticamera del sindaco. Voglio ancora dire una cosa, che i due artisti che abbiamo rappresentato in questa mostra sono coevi, sono ambedue di Cambiano, ambedue sono allievi della scuola albertina, dove avevano imparato la lezione della riproduzione del vero, sia nei ritratti sia nei paesaggi. E ora vi lascio con alcuni spezzoni di questo spettacolo multimediale che rende questa mostra affascinante, entusiasmante, immersiva. Questa parte di videomapping
e di supporto multimediale è stato realizzato dalla Zucca Grafica e pertanto vi invitiamo ad apprezzarlo pienamente. Essendo la mia casata non la stessa, ma portando lo stesso cognome di Mosso, io, Guglielmo Vincenzo, noto a voi posteri per aver posto, nel passare a miglior vita, le fondamenta dell'ospizio dei poveri vecchi, proprio qui a Cambiano. Di un altro Mosso di Cambiano vi voglio oggi raccontare, a nome quest'altro Mosso, Onorio. E con il passare del tempo, non ebbe mai bisogno di modificare la sua casa di Cambiano. La pittura da cavalletto con ancora molte entrate, ma sempre numerosi i paesaggi. La stampa, venerdì 9 novembre 1894. Conoscere la storia del nostro territorio per programmare il nostro futuro. Questa mostra è una mostra che sta interessando tantissimo le persone di qualsiasi età, perché racconta di due artisti che sono emigrati all'estero, che sono artisti del nostro territorio e grazie allo spettacolo realizzato con queste realtà immersive, videomapping, i busti che parlano, le proiezioni su nella volta, creano un'attenzione anche per le persone meno use a frequentare i musei e anche l'attenzione dei bambini e dei più piccoli. Sappiate che la mostra è visitabile prenotando, scrivendo a mostre@comune.cambiano.to.it e ci saremo sempre noi ed io ad accogliervi.